Commissione bilancio e le motivazioni le ha date benissimo il relatore, onorevole Marchi. Concludo dicendo questo: noi siamo francamente stufi di ascoltare da parte del Movimento 5 Stelle in ogni occasione, quando c'è la Presidenza che non è rappresentata dall'onorevole Di Maio, ma da qualunque altro Presidente, un attacco alla Presidenza di questa Camera. È francamente inaccettabile da ogni punto di vista, per il rispetto delle istituzioni, che ci possa essere un attacco così settario, sempre e comunque a prescindere da chi c'è, solo preservando il presidente del loro gruppo. Noi, diciamo, alcuni atteggiamenti della presidenza di Di Maio abbiamo già trovato modo di fare alcune considerazioni. Riteniamo che quando c'è la presidenza non si possa pensare di attaccare sempre tutti, a parte quello Vabbè, del ora non proprio gruppo. trasformiamo la Grazie. questione al contrario. Grazie. Onorevole Crippa, per richiamare regolamento. Prego. Prego i colleghi Presidente, due questioni. Una, vabbè, nei su banchi cui sotto l'onorevole Crippa, se posso. Grazie. lei poc'anzi ha citato una prassi che sarà che sono qua da 3 anni, ma mi sembra di ricordare che spesso le richieste di sospensioni fanno seguito immediato un intervento per giustificare la richiesta stessa della sospensione e pertanto solitamente è già successo al nostro gruppo parlamentare di richiedere delle sospensioni e di considerare la Presidenza come intervento a favore già l'intervento precedente che lei poc'anzi mi ha interrotto. Quello che le volevo dire, quindi la prassi che lei ha citato, in alcuni casi sarà che sono qua da 3 anni, ma è andata diversamente. Per cui se c'è in quel caso una richiesta e contestualmente uno la motiva, mi sembra di ricordare che la Presidenza in alcuni casi abbia considerato quello come un intervento a favore. Pertanto il suo richiamo alla prassi io credo un po' slegato rispetto alla realtà che abbiamo vissuto qua in questi 3 anni. Le faccio inoltre presente che quanto poc'anzi sentito dalla collega Bini pone, credo, un problema riferito alla Presidenza, che no? Ogni volta che noi facciamo una questione legata alla Presidenza ci viene detto che la Presidenza agisce nella sua integrità e non c'è una diversità di gestione a seconda di chi presiede. Ecco, mi sarebbe piaciuto sentire dire quelle parole anche rispetto al collega Bini e all'intervento fatto in precedenza, però si sarà dimenticato. Quello che, Onorevole Crippa, ho fatto un rilievo specifico all'onorevole Bini al E riguardo. sarà l'avrò sentito un po' debole, abbia pazienza. Perfetto. Vabbè, questa è una questione di sua sensibilità, probabilmente. Le preciso inoltre che la questione di prassi a cui ho fatto riferimento è relativa al fatto di non sospendere la seduta per i sub, non al fatto che possa intervenire un oratore a favore o uno contro. Io quando l'ho interrotta non l'ho interrotta perché lei era un oratore a favore o uno contro, io l'ho interrotta semplicemente perché lei non mi dava la possibilità di spiegarle, di precisare rispetto all'obiezione che era un attacco all'imparzialità della Presidenza. Dopodiché, a questo punto è intervenuto l'oratore contro e l'oratore a favore, quindi io devo porre in votazione la richiesta dell'onorevole Crippa. A favore è intervenuto l'onorevole San Nicandro. Ho capito, colleghi, è intervenuto a favore della sospensione. Credo proprio di sì, non vorrei che fosse intervenuto, insomma, suo malgrado.